Buongiorno a tutti e a tutti, sono molto felice di avere l'opportunità di condividere con voi qualche ultime esperienze di progetti e sprogetti a cui siamo dedicati all'Atelier Coloco in questi ultimi tempi. Dunque, vi ricordo nuovamente la sprogettazione è una modalità di agire che è allo stesso tempo una critica del progetto a partire dell'esperienza e il tentativo di teorizzare un modo di azione intuitivo, spontaneo che pratichiamo da 20 anni all'Atelier Coloco a partire di quello che chiamiamo l'invito all'opera. Che purtroppo vi invito a scoprire in questo piccolo saggio, perché ho capito che oggi quello che ci preoccupa è, diciamo, in questo momento di transizione, di attrezzarci con nuovi strumenti, nuove pratiche, nuove metodologie, nu nuovi usi. Di tradizioni, diciamo, per riuscire ad agire in questi momenti di confusione, di difficoltà a portare avanti i progetti secondo i classici metodi e forse la necessità assoluta dell'invenzione di una modalità di intervento per il paesaggista che sia più vicina alla concezione del tempo della natura, un tempo che non si ferma mai, al contrario del tempo amministrativo, e forse come elaborare strumenti e pratiche a partire di questa diversa concezione del tempo, no? Il progetto classicamente è sequenziato in fasi, dove è molto codificato che cosa si deve fare a certo momento, quando si deve lavorare, quando si devono consegnare dei documenti, quando si deve fermare il lavoro per aspettare validazioni. Quando si può proseguire e molto, molto spesso in sottotitolo, in sottotesto, in queste metodologie ci sono dei tempi tecnici dell'amministrazione e dei tempi politici della politica che vengono sottointesi, che non vengono insegnati nel processo di progetto nell'università, anche perché sono difficili, sono veramente project specific, sono frutto di un'esperienza di campo, ma che fanno che la tempistica del progetto molto raramente corrisponde alla teoria. E questo ci ha fatto venire la rabbia, prima di tutto, perché quando si vuole agire, che si ha questa consapevolezza che il mondo non sta andando in una buona e giusta direzione, almeno in ciò che riguarda la biodiversità e la capacità a coesistere con tutta la gamma del vivente e degli esseri meravigliosi che condividono il pianeta con noi, allora. Di fronte a questa rabbia, a questa impotenza, ci è venuto la voglia di fare diversamente. Allora, se possiamo avere le immagini, io vi commento due progetti direttamente a partire del nostro sito internet, così potete tornare a guardarle nuovamente quando volete, potete anche scaricarle e usarle in riferimento come vi servono. Dunque, vi mostro questo primo progetto che è un caso di iniziativa
privata, è un concorso che è stato vinto un paio di anni fa alla città del Pré-Saint-Gervais, che è vicino a Parigi, e è un concorso, se possiamo tornare alla planimetria prima in alto, fermarci un attimino, grazie. Allora, in questo lotto di 5.000 metri quadri abbiamo attualmente una antica fabbrica di salumi che è in questo contesto urbano e che è abbandonata da una decina di anni. È un lotto molto importante perché è al centro della città del Pré-Saint-Gervais, che è una città di 25.000 abitanti, è l'ultimo lotto trasformabile della città, e dunque quando si è lanciato questo concorso, si è lanciato una prima volta, c'è stata molta opposizione della cittadinanza e anche di associazioni legate giustamente al movimento delle città in transizione di Rob Hopkins, che non ho ancora sentito nominare, e credo che in questa diciamo, dinamica di pensiero della transizione è comunque un pioniero e anche portatore di valori e di esperienze molto interessanti che vi raccomando di scoprire. Rob Hopkins, Città in Transizione si chiama il movimento, e ci sono credo più di 3.000 sedi nel mondo, diverse città. E dunque questo movimento cittadino ha anche invitato qua al Pré-Saint-Gervais a venire Rob Hopkins a fare una conferenza, e questo movimento ha combattuto l'idea che ci sia un progetto immobiliare su questo lotto, e il comune ha lanciato una consultazione ai cittadini, dove è venuto fuori che i cittadini non volevano un palazzo ma volevano una foresta. E dunque quando si è lanciato il concorso di architettura, a metà cammino del progetto gli architetti hanno suggerito allo sviluppatore di chiamare l'atelier Coloco per vedere come ci potevamo posizionare in un tale progetto. Gli architetti sono stati all'iniziativa di concentrare tutta la superficie costruita la metà del lotto, quella che si vede a destra, per liberare un terreno di 3.000 metri quadri in cui abbiamo proposto di fare una foresta, una mini foresta, diciamo, 3.000 metri quadri. Sul piano ecologico si può discutere se 3.000 metri quadri sono o no una foresta. La definizione scientifica tra una foresta, un bosco, un boschetto sono interpretabili, ma comunque abbiamo deciso di chiamare questo progetto Forêt Demain, foresta domani, associando queste due parole senza altra transizione, e con l'idea che questa foresta se comincerebbe allo stesso tempo della demolizione della fabbrica, e comincerebbe a crescere allo stesso tempo che il palazzo viene costruito. Dunque il progetto inizia sin dall'inizio, dal processo di costruzione. Abbiamo pensato varie forme di preservare questa foresta come un luogo di libertà, un luogo di co-costruzione, di condivisione dell'opera tra i vicini, i futuri abitanti, persone invitate da tutto il mondo, artisti, collaboratori dappertutto, e abbiamo durante il processo del concorso
formulato la proposta di che questa foresta non sarebbe, dal punto di vista tecnico, uno spazio verde, sino un'opera d'arte. E abbiamo portato avanti quest'idea definendo l'opera d'arte come il processo che in 5 anni ci porterebbe dal primo passo su questo terreno, contemporaneamente anche prima dell'acquisizione dallo sviluppatore del lotto, e durerebbe fino alla fine della costruzione del palazzo, e che in questo arco di tempo si realizzerebbe congiuntamente, portato con l'Atelier Colloco come attivatore, diciamo, di questa dinamica, di questa opera collettiva, e che ci sarebbe alla fine di questo processo una consegna di questo spazio già destituito della qualità di opera artistica al comune di Pré-Saint-Germain. Allora, questa idea noi l'abbiamo portata avanti perché abbiamo voluto preservare un luogo di creazione collettiva, un laboratorio metodologico e una dinamica naturale di costruzione collettiva del risultato, di poter osservare la dinamica di crescita delle piante, di utilizzare vari metodi di rigenerazione forestale applicati all'urbanità, tra i quali quello che sta diventando molto famoso attraverso il mondo del dottore Akira Miyawaki, sono metodi di rigenerazione forestale spesso applicati in luoghi di disastri ecologici o dove la riqualificazione diciamo, cerca di utilizzare metodi di crescita rapida e allo stesso tempo di massimizzare la biodiversità. Allora, questa proposta metodologica sta incontrando vari... Possiamo adesso andare con le immagini? Fantastico, così vediamo un po' si tratta di produrre uno spazio il più possibile selvaggio, selvatico, nel senso di installare dinamiche ecologiche autonome dove il lavoro del paesaggista, il lavoro del giardiniere è il più possibile accompagnare la dinamica vegetale e le serie floristiche emergenti, e più che realizzare un disegno prestabilito. Questo è una posizione di certa modestia come designer, no? Non stiamo cercando di produrre un giardino, neanche un giardino in movimento. Questo è già una logica di libera evoluzione. Questo è un po' il passo che stiamo cercando di compiere al di là del terzo paesaggio, diciamo, come produrre dei terzi paesaggi, come produrre dei luoghi di spontaneo funzionamento ecologico, e questo si sta formulando sul concetto della libera evoluzione. Questo concetto della libera evoluzione si utilizza anche nel mondo della gestione forestale. Si stanno cercando di proteggere ogni volta in più attraverso il mondo, almeno in Francia in questo momento è molto attuale questa nozione, di
anche collettivi che si riuniscono per acquistare parcelle forestali giustamente lasciarle il più possibile completamente fuori l'intervento dell'uomo. Dunque, non gestirle come luoghi di produzione di legno, non gestirli come luoghi di passeggiata per gli umani. Allora, qua in un contesto urbano dove c'è la necessità di spazi verdi, di spazi di ricreazione, di usi, abbiamo fabbricato questa serie di piattaforme a 30 centimetri del suolo per cercare di preservare al massimo le dinamiche naturali e interferire il meno con la circolazione di animali, insetti e semi. Dunque è un progetto completamente sperimentale che stiamo portando avanti e in questo stesso momento stiamo negoziando con l'architetto di Bâtiment de France, che è l'architetto di monumenti storici, che sta avendo difficoltà a capire perché questo progetto non mette in avanti l'eredità industriale del luogo, non recupera tracce architettoniche di un passato industriale. Noi abbiamo studiato le possibilità di recuperare un antico capannone che c'era su parte di questo sito, ma credo che dobbiamo fare questo passo collettivamente di programmare, di inserire nei progetti urbanistici, inserire nel progetto di città, di metropoli, degli spazi in libera evoluzione. Prima ci trovavamo, credo che anche un cambiamento di scala, no, del pensiero urbanistico, prima eravamo in una quantità di spazi abbandonati, di terzi paesaggi, sufficiente per avere una certa biodiversità preservata nello sviluppo della città. Diciamo, non l'avevamo fatto apposta e l'abbandono bastava per produrre questi luoghi di rifugio per la flora e fauna. Credo che oggi dobbiamo fare un passo in più avanti, dobbiamo fare a posto, dobbiamo portare, diciamo, l'abbandono con cura, il fatto di lasciare spazi alla libera espressione del vivente come parte importante della nostra azione urbanistica e paesaggistica. Come non diciamo, non abbiamo esempi ancora molto ben sviluppati di questa logica, ci rivolgiamo un po' alla nostra esperienza dell'invito all'opera, della partecipazione, del fare insieme e vogliamo che questo luogo diventi anche una scuola. C'è una piccola casa che era la casa del custode del sito che stiamo negoziando per recuperare come diciamo a cambio della gestione o di quello che l'amministrazione chiama gestione di questo spazio e impostarlo nel lungo termine come un luogo di residenza di ricerca artistica, pedagogica e scientifica dove diversi gruppi da bambini dell'asilo fino a post dottorandi super specialisti di fisiologia vegetale possano venire studiare, condividere insieme le conclusioni, fare delle opere e prendere parte alla gestione condivisa di questa piccola foresta. Allora,
mi piace sempre avere una piccola parola di Fernand, che è il mio alter ego poeta che ha anche partecipato alla scrittura della Poetica della Zappa, e che dice: non chiedere il cammino, rischieresti di non perderti. E credo che in questa ricerca di nuove modalità di fare ci dobbiamo rendere conto che l'importante non è il seguire il cammino tracciato del progetto e delle sue fasi contrattuali, sino raggiungere il destino dove vogliamo arrivare, che è quello chiaramente della precedenza del vivente, della conservazione e della promozione della ricchezza della biodiversità, e che dunque dobbiamo questionare i metodi per arrivare al risultato identificato che abbiamo. Ecco per il primo progetto. Possiamo passare adesso al secondo, che è la Place de la Nation, e che è un progetto che ormai è completato da un po' più di un anno, e che abbiamo fatto a Parigi da 2017 a 2019, con una commissione pubblica che abbiamo interpretato in un modo un po' creativo, perché c'era una grande riconfigurazione di questa piazza. Andiamo un po' più su quelle, ecco, e dove ecco, possiamo mettere la planimetria, fantastico. Dunque, c'era questa grande piazza un po' sovradimensionata a livello del traffico di automobili, e dopo uno studio di mobilità, il comune ha concluito la possibilità di recuperare 12 metri di strada, dunque ingrandendo il centro della piazza, cercando di trasformarlo e di fare il massimo di spazio ai pedoni. Dunque, questa mi sembra che è anche un grande cambio di paradigma dell'urbanismo e dello spazio pubblico urbano, quello di decisamente mettere in priorità i pedoni e ridurre al massimo lo spazio per le automobili. E a partire di questo progetto il comune ha deciso, tramite due collaboratori che si sono interessati da certo tempo alle pratiche emergenti, a fare una missione, diciamo, che si è chiamato di direzione lavori 2, che è un'invenzione amministrativa per una cosa che al giorno d'oggi non esiste, chiaramente, che è un lavoro di diagnostico sensibile e di prefigurazione degli usi, che potete vedere un po' nel resto delle immagini, e attraverso questo concorso che abbiamo vinto, siamo riusciti ad installare lo vedete più sotto sulle immagini, siamo riusciti ad installare un villaggio dei giardinieri, e abbiamo passato 9 mesi praticamente al quotidiano sul posto, facendo tutta una serie di
curazioni sia di segnalettica orizzontale, recuperando le grandi superfici di asfalto. Abbiamo creato giardini, orti produttivi in ogni metro quadro possibile. Abbiamo fatto un invito all'opera per fare una demolizione partecipativa dell'asfalto, togliendo 800 metri quadri, 40 tonnellate di macerie, tutto a mano con 400 persone. E dunque questo, ecco, in questa foto qua vedete uno dei moduli che, in cui abbiamo occupato la piazza durante questi 9 mesi, con dunque la costruzione di prototipi e dunque tutta un'evoluzione del progetto informata da tutti questi tutte queste prove e errori sul campo realizzate a scala 1 e con le proprie persone che abitano e attraversano questo spazio al quotidiano. Poi c'è stato un passaggio ad una parte, possiamo fare play sul filmino, che proprio senza audio ci spiega bene un po' come si è fatto questo spazio. Dopo si è passato a una logica di lavori più stradali, direi, che ha anche interrotto il processo di partecipazione durante un po' più di un anno, perché ci sono chiaramente lavori grossi di impermeabilizzazione della metropolitana, poi lavori stradali che richiedono macchine e scale di lavoro molto più industriali, e su cui abbiamo notato che c'è un'importante interruzione del processo partecipato, e questa è una direzione di lavoro che vogliamo migliorare, diciamo, per un futuro. Dunque adesso questo spazio è stato consegnato ai cittadini di Parigi. È uno spazio che non è chiuso, non ci sono chiusure, è uno spazio che è molto vissuto, e anche durante questa crisi del Covid è stato molto, molto vissuto, perché è uno spazio che offre la possibilità di ritrovarsi, di trovare se stesso alle distanze che ci vanno bene a ognuno. Una grande cosa che abbiamo fatto, che vedete adesso forse in questo piccolo film, è che dunque questo grande anello che si è recuperato nel mezzo alla piazza, invece di trasformarlo in un giardino, noi l'abbiamo tenuto come spazio d'asfalto e abbiamo levato tutti i camminamenti che c'erano già nel centro. Dunque abbiamo completamente capovolto il progetto iniziale del comune, che voleva ingrandire il parco. Quale li vedete i cammini? Noi infatti a superficie uguale abbiamo tirato fuori tutti i camminamenti che c'erano nel centro e abbiamo tenuto questo anello di asfalto, che si è svelato essere un fantastico luogo per imparare tutto tipo di veicoli senza motore, e molti genitori portano i bambini a fare lezione di triciclo e altri tipi di veicoli in questo posto. Non so se avremo tempo per qualche domanda, ma io concludo dicendovi che come giovani architetti, come giovani
paesaggisti futuro, avete ragione di essere arrabbiati, che credo che è sano in questo momento di grandi frustrazioni dall'impossibilità di coltivare le relazioni a modo che ci piace e di fronte alla pochissima chiarezza che c'è su un progetto bello per l'umanità, che avete ragione, abbiamo ragione di essere arrabbiati, che questo lo dobbiamo riuscire a trasformare in una rabbia creativa, in una rabbia produttiva, non in una rabbia distruttiva, e che esigendo la giustizia ambientale, abbiamo visto anche che in Francia il governo è stato condannato da un giudice in questi recenti giorni per inazione climatica. Dunque ci sono speranze, c'è da lottare, da creare nuove forme di resistenza, a fare gruppo e continuare questa visione, questo ingaggiamento collettivo più di mai. Grazie. Io mi senti? Riesci a sentirmi? Sì, ti sento. Ah, bene. Non abbiamo molto tempo, ci sarebbero tantissime questioni da affrontare. Ti giro solo una domanda a cui ti prego di dare una risposta veramente lampo, un minuto. Una domanda che arriva dal pubblico che mi sembra interessantissima e che riguarda il modo con il quale voi state affrontando questo problema legato all'emergenza sanitaria. I vostri lavori sono sempre legati ad una partecipazione delle persone in un contesto di prossimità molto forte. Come avete lavorato e come pensate di lavorare, diciamo, nei prossimi mesi per tenere insieme questa difficoltà contingente con il vostro stile di lavoro, diciamo così? Allora, io credo che è molto importante, prima di tutto, avere una precisione concettuale su quello che è richiesto in questo momento e che è una distanza sanitaria, non una distanza sociale, perché sbagliando queste parole ci confondiamo sul fatto che quello che è pericoloso sarebbe essere in relazione con le persone, e credo che al contrario è più salutevole di mai, e che la distanza sanitaria è una tutt'altra cosa, è una cosa scientifica destinata a evitare la trasmissione virale, e che questo c'è una logica scientifica che non è sempre la logica politica di quella di mettere sempre la maschera o di non fare più cose, diciamo. Dunque dobbiamo, credo, piede a piede negoziare e trovare le formule. Io sono andato a Gorizia in settembre scorso, in piena salita della pandemia, perché ero già invitato a una lezione, un workshop dal vivo, e l'abbiamo fatto usando mascherine, usando tecniche di misurare le distanze. Ci siamo trovati diversi modi di condividere lo spazio all'aperto, e comunque devo dire che siamo un po' in shock psicologico con questa situazione, che speriamo non dure per sempre, ma che probabilmente sarà più lunga del previsto, e credo che ci dobbiamo adattare, dobbiamo provare delle situazioni sperimentali, forse a meno persone, e a poco dimostrare come possiamo continuare queste pratiche. Grazie.